Ciò da cui partiamo per cercare di definire queste possibili soluzioni alternative. In altri termini, voglio dire, un quadro più possibile generale, quasi un quadro più difficile, più complessivo, nel quale porre il nostro corso, il nostro discorso che intendiamo portare avanti. Non a caso nella brochure del corso noi abbiamo indicato il titolo una panoramica dell'attuale economia e della politica. Quindi abbiamo pensato chi meglio dell'ospite di stasera poteva assorbire questo corso. Per chi ancora non lo conoscesse, il professor Alessandro Volti, che ovviamente ringrazio ancora una volta dell'Università Popolare, è docente di storia contemporanea e di geografia politica ed economica alla Facoltà di Scienze Politiche a Pisa, all'Università di Pisa. Nella veste di amministratore ricopre anche il ruolo di assessore al comune di Massa, un deleghe direi piuttosto importante perché sono le deleghe alla finanza, al bilancio partecipato, al patrimonio e alla cooperazione internazionale. Inoltre, nella veste anche di opinionista, i suoi interventi pubblicati sul Pideno propongono una lettura puntuale e direi anche spesso ospitata della situazione economica e politica italiana, insomma, e secondo me spesso lasciano ben poco spazio alla speranza, perché anche leggendo gli ultimi interventi pubblicati tra marzo e aprile direi che c'è davvero poco. Quindi si potrebbe dire uno in trino questa triplice veste di... E per quanto riguarda la sua produzione scientifica, la sua bibliografia, devo dire che è molto estesa e qui mi limito soltanto alle pubblicazioni più recenti che più attengono al nostro corso. Vorrei per esempio indicare una pubblicazione del 2011 dell'edizione Altra Economia, intitolata Sommersi dal debito. Mi pare molto indicativo il sottotitolo di questa pubblicazione: come salvare i conti pubblici con un fisco più equo e una nuova cultura finanziaria e politica. Di fatto l'autore, offrendo questa disamina della situazione politico-economica italiana, arriva a proporre la necessità di una ridistribuzione della ricchezza attraverso un sistema di prelievo fiscale più equo e soprattutto contemporaneamente la necessità di definire le vere priorità su cui la politica deve puntare, indirizzarsi, ecco, cogliendo l'occasione contemporaneamente di questo fisco più equo. Nel 2010 la pubblicazione di un volume intitolato Dizionario della crisi per ignoranti conti, proprio perché eravamo nel boom, nel pieno della crisi, cioè tuttora lo siamo, però eravamo tempestati continuamente, quasi ogni giorno, sia sui giornali che alla televisione, da notizie, aggiornamenti sulla crisi economica. In questo volume il professor Volpi propone una serie di parole chiave che, come dire, permettono di orientarsi all'interno di un mondo tecnicamente complesso quale quello dell'economia, insomma, per cui a questo punto di vista è uno strumento molto utile. Poi sottolineerei anche un testo del 2009 che è intitolato Una crisi, tante crisi, il cui sottotitolo Il crollo della finanza e la malattia del mercato, per chi era presente, costituì la traccia di un seminario che il professor Volpi tenne, sempre su invito dell'Università Popolare, nel novembre del 2010. Ricordo che fu un intervento molto apprezzato, ci fu parecchia partecipazione e diverse domande da parte del pubblico. Infine un testo che mi ricordo suscitò anche un certo dibattito, non solo a livello accademico,
il testo del 2005 intitolato La fine della globalizzazione con il punto interrogativo, ecco. E, è una domanda a cui il professor Volpi diede, penso tuttora, una risposta affermativa, nel senso che di fatto parallelamente o contemporaneamente alla nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e alla diffusione a livello proprio di senso comune del termine globalizzazione, c'era questo quasi questa contraddizione, o meglio questo paradosso per certi aspetti di, della nascita di regionalismi, di queste macro aree in cui a livello economico avvenivano scambi commerciali e un numero molto elevato di accordi bilaterali. Ecco, insomma, quindi questo era semplicemente per dare un quadro di quale può essere lo spettro di interessi che anima l'attività di ricerca del professor Volpi. Visto che sono già le 9.25, direi che sia il caso di dare la parola a diretta. Intanto io vi ringrazio dell'invito, appunto, perché mi fa sicuramente piacere venire a discutere di questi temi, che penso siano temi particolarmente cruciali in questo momento. E vorrei provare a fare una riflessione, non so quanto in realtà sarà organica, però penso che si possa provare a ragionare. Ho preparato anche un testo di sintesi in maniera tale che se non fosse organico, sono più organico in quello che ho scritto e quindi, come dire, questo mi aiuta a poter dire alcune cose che sono un pochino più, diciamo così, libere. E vorrei partire da questa considerazione perché io penso che il grande tema di fronte al quale ci troviamo, io ho provato in questa breve sintesi che ho scritto a mettere in essere una riflessione sulla crisi, su come la crisi si è trasformata e sui scenari attuali, però vorrei partire da un presupposto sul quale poi mi piacerebbe anche discutere. Cioè, io sono convinto che il grande tema che oggi esiste, la grande differenza che oggi esiste, siamo nel 2012 rispetto alla crisi del 2007, del 2008, il grande elemento di significativa novità che ci mette dentro un contesto per molti versi assolutamente sconosciuto è la crisi del debito pubblico. Cioè, indubbiamente, se voi andate a vedere l'elemento che regge la riflessione, magari anche in maniera artificiale, ma che regge il tema delle politiche economiche dei singoli stati, che regge il quadro generale dei mercati finanziari, che è il soggetto dell'economia in questo momento, è la crisi del debito pubblico. Penso che questo sia un elemento importante da avere chiaro, perché la crisi è nata nel 2007 ed è nata come crisi di un indebitamento privato complessivo enorme. L'indebitamento del sistema bancario americano, l'indebitamento dei cittadini americani nei confronti delle banche, l'indebitamento anche in alcune zone d'Europa, l'indebitamento dei cittadini spagnoli nei confronti delle banche, il credito che le banche hanno fatto al settore immobiliare, anche in Inghilterra è stato così, l'esposizione creditizia che alcune banche, penso alla Royal Bank of Scotland, alcune grandi banche avevano nei confronti del mercato, quindi una gigantesca quantità di debito privato, un indebitamento, da qui non voglio tornare troppo indietro, se no diventerebbe, che è nato dal fatto che per tutti gli anni 90 indebitarsi era la strada più semplice per recuperare quel reddito che non c'era, il reddito diminuiva e quindi il modo per compensare la diminuzione del reddito era facilitare l'indebitamento con tutta una serie di strumenti che sono quelli dell'ingegneria finanziaria, della distribuzione del rischio, tutte cose che forse ormai, penso un pulio come voi, abbia chiaramente orecchiate, quindi non ci voglio tornare sopra perché ne abbiamo sentito parlare a lungo. E quindi si è creata questa gigantesca massa di debito privato, semplifico i termini della questione, gigantesca massa di debito privato che alla fine ha assunto dimensioni tali che se non ci fosse stato un intervento esterno avrebbe travolto il mercato. Insomma, la vicenda di Lehman Brothers, ma c'è un libro scritto da un giornalista americano che tra l'altro è un libro molto romanzato che si chiama To Be To Fail, che è un racconto
di cosa è successo in quei giorni, nel momento in cui parte il fallimento di una delle più grandi banche di investimento americane, c'è la percezione reale, realistica, che il sistema bancario americano sia sull'orlo del collasso. E che se fosse collassato il sistema bancario americano, probabilmente sarebbe collassata tutta una società che si legava al sistema dei crediti delle banche americane, quindi le grandi aziende automobilistiche, i proprietari di mutui americani e poi a catena altri sistemi bancari. A quel punto è successa una cosa che, a mio modo di vedere, ha dell'epocale, cioè segna una cesura netta. E quella cosa è che per far fronte a questa gigantesca massa di debito privato, quindi debito di cui i titolari erano le banche e i soggetti con le banche erano in qualche maniera vincolati, è intervenuto lo Stato, perché questo è successo a cominciare dagli Stati Uniti, prima ancora con la presidenza Bush, col famoso piano Paulson, allora segretario del Tesoro, poi ancora dopo con l'arrivo di Obama e con il segretario al Tesoro nuovo Geithner. Di fatto è successa una cosa che, mettendola proprio espressa in verbis, in termini molto brutali, il Tesoro degli Stati Uniti, il governo federale degli Stati Uniti, si è fatto carico dei debiti che aveva il sistema privato, perché nella sostanza ha, anche qui banalizzo, ha ricomprato il debito privato facendosene carico e mettendolo in collo agli Stati Uniti, al governo federale degli Stati Uniti, cioè ha materialmente trasformato debito privato in debito pubblico. Questa è una cosa che è avvenuta negli Stati Uniti, ma è avvenuta anche in Europa inizialmente, perché è avvenuta in parte in Inghilterra, con di fatto, usiamo un termine che allora sembrava una nazionalizzazione parziale di alcune banche, perché lo Stato inglese si è comprato un pezzo di Royal Bank of Scotland, di altre banche di un certo rilievo. La stessa cosa è successa in Germania, perché anche la Germania attraverso alcuni Länder ha comprato partecipazione di Deutsche Bank, cioè è intervenuto un fenomeno per molti versi assolutamente nuovo, cioè lo Stato interviene a salvare un mercato che altrimenti non sarebbe stato in grado di salvarsi da solo, perché questo è il dato di fatto. Torno a dire, semplifico, perché poi vorrei dire alcune cose forse un pochino più noiose più avanti, quindi non voglio, come dire, perdermi ora in elementi tecnici che mi sembra di cui possiamo essere tutti quanti d'accordo. Questo elemento di intervento dello Stato è avvenuto sostanzialmente, anche qui scusatemi se banalizzo, ma è avvenuto nel caso degli Stati Uniti utilizzando due strumenti che non a caso sono stati definiti a più riprese strumenti non convenzionali, cioè inusuali rispetto al normale funzionamento delle economie capitalistiche, usando questo termine come elemento di identificazione di un fenomeno. Due elementi inusuali, e si vedono bene nei numeri questi elementi inusuali. Se voi prendete i dati del 2008, grosso modo la crisi scoppia negli Stati Uniti nell'estate del 2007, quindi nel 2008 è conclamata, nel 2009 raggiunge l'apice. Quindi durante questa fase ci sono due elementi che sono lo strumento attraverso cui gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti, ormai la presidenza democratica di Obama, interviene per trasformare il debito privato in debito pubblico e quindi salvare il sistema delle banche, il sistema complessivo della finanza e di tutti i soggetti finanziari degli Stati Uniti. Questi due strumenti sono il primo strumento, una gigantesca creazione di debito pubblico. Cioè lo Stato si è finanziato emettendo titoli del debito pubblico, i treasury bond, cioè i titoli del tesoro degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nel 2007 avevano un rapporto fra il debito e il PIL che era sotto il 60%, se si considera il debito federale, al netto dal debito dei singoli stati o del sistema assicurativo. Il debito federale, cioè il debito degli Stati Uniti, era sotto il 60% del PIL. Arriva nel giro di 3 anni ad essere grosso modo intorno all'85-87% del PIL, cioè nel giro di 3 anni il debito pubblico americano cresce di 25 punti percentuali. Stiamo parlando di un paese che ha un PIL, usando il PIL come unità di misura, al di là del fatto che sia credibile o meno, prendo come unità di misura, è un paese che ha un debito, ha un PIL che grosso modo è intorno ai 16.000 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di una massa di debito colossale, ed è una massa di debito colossale che va sul mercato e ha bisogno di gente che se la compri, perché lo Stato ha bisogno di soldi perché deve pagare il debito delle banche, perché deve trasformare il debito delle banche da debito fittizio in debito pagato, ha bisogno di soldi, va sul mercato, sui mercati internazionali, e deve vendere enormi quantità di debito, deve vendere una
percentuale di debito che lo porta al 60-85%, immaginatevi cosa voglia dire una massa di debito di quelle proporzioni. Perché è una cosa inusuale? Perché non è mai successo nella storia economica, se voi vi fate un'analisi dei processi storici, di storia economica, insomma, e cercate di capire quando i debiti sono cresciuti, difficilmente trovate che un paese come gli Stati Uniti, anzi nel caso degli Stati Uniti non lo trovate mai, ci sia un'esplosione di questo tipo, neanche nei momenti dell'immediato dopoguerra, tantomeno nel piano del New Deal. Faccio un esempio, questo per darvi anche degli ordini di grandezza che secondo me sono sempre utili. Quando Keynes scrive la teoria generale dell'interesse e l'occupazione dell'interesse della moneta, siamo nel 1936, il debito federale degli Stati Uniti è il 6% del prodotto interno lordo, cioè vuol dire che gli Stati Uniti erano un paese che non aveva debito, quindi le immagini per fare spesa pubblica, insomma, ce n'erano discretamente. Questo debito rimane storicamente molto basso, c'è un'esplosione dal 2007 al 2010 massimo, che fa lievitare questa enorme quantità di debito. Quindi per la prima volta gli Stati Uniti ricorrono in maniera massiccia all'indebitamento, cioè mettono sul mercato enormi quantitativi di debito e questi enormi quantitativi di debito devono trovare dei compratori. Primo elemento. Secondo elemento, come fanno a finanziarlo quel debito? Perché lo mettono sul mercato. Una parte di questo debito se la comprano i compratori esteri, cioè come ben sappiamo i compratori cinesi, i compratori dei paesi emergenti e via dicendo, ma questo sta nella dinamica delle cose. C'è un secondo invece strumento che è completamente nuovo e che è fondamentale per capire. Gli Stati Uniti decidono di fare quello che avrete letto sui giornali, insomma, usando un termine tecnico, insomma, che si chiama quantitative easing, cioè creano carta moneta, stampano, io la dico brutalmente, poi è chiaro, stampano carta moneta per coprire il loro debito, cioè siccome hanno bisogno di finanziare il loro debito, mettono sul mercato una parte del debito e una parte, mettono sul mercato un stock di debito così significativo, una parte di questo debito se la comprano con carta moneta che si sono stampati, cioè producono dollari e comprano debito. Ora, questa cosa qua viene definita comunemente politica monetaria non convenzionale, che certamente non è convenzionale, perché chiaramente è una roba che stampare carta moneta per coprire il proprio debito evidentemente è una medicina pericolosissima, perché è una medicina che può generare una produzione di carta moneta eccessiva rispetto a, come dire, il quadro generale. Gli americani stampano dollari sostanzialmente per coprire il loro debito, quindi rischiano pesantemente la svalutazione del dollaro. Allora, gli Stati Uniti hanno fatto queste due cose: hanno ingigantito la massa del debito mettendola sul mercato e hanno coperto una parte di questo debito emettendo dollari, stampando dollari, comprandosi dollari. Perché hanno fatto questo? Ora, non voglio entrare nel tecnico, è molto banale, perché ovviamente se mettevano sul mercato stock di debito ogni volta per 30-40 miliardi di dollari, se una parte di questo debito era già comprato dagli Stati Uniti, la parte che andava realmente sul mercato era ridotta e quindi, essendo ridotta la parte che andava sul mercato, pagavano interessi più bassi che non se li avessero messi tutti quanti sul mercato. Ora è evidente che in condizioni normali uno dice: ma questa roba qui non è sana, è una roba che non funziona, perché si produce debito e si copre stampando carta moneta, è chiaro che si introduce un elemento di assoluto rischio. E infatti è stata così, e infatti ancora oggi è così, perché noi sappiamo che in giro per il mondo ci sono qualcosa come 13.000 miliardi di dollari in più che sono stati prodotti nel giro di questi anni. Quindi questo dal 2007 al 2010 sono qualcosa come 13.000 miliardi di dollari in più che circolano, che sono stati emessi. Ora, è evidente che questa è un'anomalia. È un'anomalia. Per questo. Le voglio dire una cosa però su questo: che cos'è che ha tenuto in piedi questo sistema oggi? Cioè, fino ad oggi, cos'è che ha tenuto in piedi questo sistema? Sicuramente il primo elemento sono i paesi emergenti, e in modo particolare la Cina, perché cosa è successo? Perché il rapporto Cina, tra l'altro è uscito oggi, in questi giorni, è uscito un libro di un economista che secondo me è pericolosissimo, perché uno che ha già scritto diverso e che si chiama Ryan, che ha fatto questo libro Terremoti Finanziari, si chiama pubblicato da Einaudi, che è uno di un grande difensore del mercato, che secondo me fa delle valutazioni molto anche pericolose nel modo in cui sono fatte, ma nella sostanza Ryan però dice una cosa vera, persino lui dice questa cosa qua, che è molto chiara, cioè in fondo i dollari degli Stati Uniti, questi 13.000 miliardi di dollari, in realtà non hanno prodotto ancora un effetto inflazionistico,
perché in larga misura sono stati tesaurizzati dai cinesi, cioè il basso livello di consumi cinesi, la forte capacità di risparmio che i cinesi hanno ha, come dire, tesaurizzato i dollari. Perché cosa è successo? I dollari emessi sono serviti in larga misura agli americani per stampare carta moneta, però una parte di questi dollari sono serviti ai cinesi per comprare le merci americane, e poi i dollari che i cinesi hanno incassato vendendo le merci agli americani, invece che metterli in circolazione, li hanno tesaurizzati presso la banca del popolo cinese, presso il fondo sovrano cinese, cioè non li hanno messi in circolazione, e quindi, non essendo in circolazione, non hanno determinato una svalutazione. C'è stato una sorta di risparmio forzato da parte della Cina, che ovviamente, non avendo meccanismi di consumo diffuso e quindi avendo consumi forzatamente bassi, hanno ottenuto bassi consumi, e questi bassi consumi non hanno messo in circolazione i dollari, quindi i dollari ci sono ma sono segregati in larga misura presso la banca centrale cinese, presso il fondo sovrano cinese, quindi non producono quegli effetti devastanti che produrrebbero se andassero tutti quanti in circolazione, perché a quel punto diventerebbero materializzati. Quindi il primo elemento, secondo me, il debito privato è diventato debito pubblico. Il debito pubblico americano è stato finanziato ricorrendo all'emissione di titoli di debito pubblico e all'emissione di dollari per coprire questa enorme quantità di titoli, e l'effetto inflazionistico non si è ancora manifestato perché una parte di questi dollari non è in circolazione perché è tesaurizzata presso alcune istituzioni finanziarie dei paesi emergenti. Tutto questo naturalmente si regge sul fatto che il dollaro è la moneta dei pagamenti internazionali. Ciò che consente al dollaro di fare queste cose, oltre alla tesaurizzazione cinese, è il fatto che con i dollari si fanno ancora oggi più dell'80% dei pagamenti internazionali, perché le altre monete hanno un ruolo nelle, come si può dire, quotazioni finanziarie, ma non nei pagamenti. Quindi gli americani sono nelle condizioni di poter stampare una maggiore quantità di dollari perché sono i dollari per tutto il pianeta, quindi non sono mai misurabili, il famoso signoraggio di cui molti di voi avranno sentito parlare. Una parte di questi dollari sono nelle tasche dei cinesi, e quindi non si è ancora espressa questa deflagrazione. Però, se sono stato minimamente chiaro, quello che mi sembra intuibile, appunto, non so se sia un imbroglio, ma certamente è una cosa assolutamente anomala rispetto ai normali funzionamenti dell'economia, avere un paese che nel giro di 3 anni vede crescere il debito pubblico in queste proporzioni, lo finanzia stampando carta moneta in questa quantità esagerata, è una cosa assolutamente nuova, perché non era mai successo che gli Stati Uniti producessero carta moneta per 13.000 miliardi nel giro di 3 anni. È un dato di un evento evidente modo per sostenere artificialmente questo mercato. Quindi la crisi ha prodotto questo effetto. Il passaggio successivo su cui vorrei ragionare, perché mi serve questa premessa per... Quindi la premessa di questo ragionamento, vorrei che la teneste davanti, è questa. È evidente che c'è stata una forzatura. C'era un potere, io faccio fatica a quelli che mi dicono ma il capitalismo funziona così. No, cioè questa roba qui non so che cosa sia, non so che etichetta si può dare a una realtà nella quale un paese decide di stampare 13.000 miliardi di carta moneta, così come faccio fatica a capire come è possibile che il debito pubblico di un paese cresca, come gli Stati Uniti che ha una PIL di 16.000 miliardi, cresca così rapidamente. Cioè è chiaro che siamo di fronte a una cosa profondamente diversa, una mutazione genetica, chiamatela come vi pare, ma è chiaro che è successo qualcosa, è successo qualcosa. Perché dico questo? Perché la crisi è arrivata in Europa, dunque, perché questa crisi non è nata in Europa, ma è nata negli Stati Uniti, ha un focolaio di infezione chiara, sono i mutui subprime degli Stati Uniti, 2007, quindi arriva in Europa. E che cosa fa l'Europa? E qui voglio dire ancora una volta la banalizzo, perché poi più che una lezione vorrei fare appunto una discussione. Cosa ha fatto l'Europa? Ha sostanzialmente fatto come se invece le cose fossero normali. Arrivata la crisi, gli Stati Uniti hanno posto in essere una serie di misure di natura assolutamente straordinaria, peraltro con una discussione che chi ha letto un po' i giornali americani, gli americani hanno fatto, perché insomma l'hanno fatta la discussione. Questa roba qui è arrivata in Europa, e l'Europa, quando è arrivata la crisi nel 2009, sostanzialmente non ha affrontato questa crisi pensando che era arrivato un fenomeno nuovo, ma ha continuato a utilizzare le ricette di cui disponeva dal 1992, cioè dal Trattato di Maastricht. Cioè, mentre gli americani hanno stravolto di fatto il funzionamento della loro economia, quindi anche in maniera artificiale, l'Europa è arrivata alla crisi e cosa ha fatto? Ha continuato a tenere in piedi i criteri di funzionamento dell'economia del 92. Esempi chiari, perché voglio essere chiaro, poi insomma probabilmente sono cose che conoscete. Sostanzialmente arriva la crisi,
La crisi arriva, e guardate questo passaggio, anche qui vorrei che lo sottolineaste con chiarezza, arriva prima di tutto attraverso il debito pubblico, perché che cosa succede? Che la crisi arriva in Europa perché alcuni paesi, a cominciare dalla Grecia, alcuni paesi si trovano in enorme difficoltà nel collocare i loro titoli di Stato, perché la crisi parte in larga misura, se voi la disegnate anche nei grafici, parte di lì, arriva in Europa, perché che cosa succede? Che cominciano dal 2009 in avanti, arrivano le aste di collocamento dei titoli di debito pubblico, perché la Grecia ha bisogno di finanziare il proprio debito, perché la Spagna ha bisogno di finanziare il proprio debito, l'Italia ha bisogno di finanziare il proprio debito, l'Irlanda ha bisogno di finanziare il proprio debito, il Portogallo ha bisogno di finanziare il proprio debito. E che cosa succede? Lasciamo perdere le variabili specifiche dei singoli stati, su cui se volete ritorniamo, ma che cosa succede? Che quando arrivano le aste e questi titoli di debito pubblico, che sono necessari per quei paesi per alimentare il normale funzionamento della loro macchina statuale, delle loro spese e via dicendo, quando arrivano le aste, alle aste di collocamento dei titoli del debito pubblico non ci sono più soltanto i titoli della Grecia, cominciamo lì, della Spagna, del Portogallo, dell'Italia, ma arrivano questi enormi stock di debito dei paesi forti, cioè anche la Germania mette un'enorme quantità di titoli del debito pubblico sul mercato, gli Stati Uniti, quello che non si coprono stampandoseli con i dollari e quelli che mettono sul mercato, vanno sul mercato, e il mercato dei titoli del debito pubblico diventa improvvisamente molto piccolo. Intendo dire, vi spiego meglio, che arriva un'enorme offerta di titoli del debito pubblico dei vari paesi, un'enorme offerta, e i compratori di titoli del debito pubblico di questa enorme offerta sono in larga misura insufficienti rispetto a quella domanda. Tant'è vero che la prima cosa che fanno, cominciano a chiedere rendimenti più alti perché evidentemente ci sono meno disponibilità. Perché guardate, il nodo è lì, è la crisi greca, al di là dell'artefazione dei conti che viene dichiarata dal governo nel momento in cui si istituisce un nuovo governo a guida socialista, al di là delle difficoltà del fatto che la Grecia avesse una componente della spesa pubblica elevata, al di là di tutto questo, la vera crisi deriva dal fatto che nel momento in cui la Grecia deve andare sul mercato per finanziare il proprio debito perché gli scadono i titoli del debito pubblico, quel tipo di finanziamento, con la concorrenza dei tedeschi, con la concorrenza degli americani, con la concorrenza delle economie forti, impone alla Grecia di pagare dei tassi di interesse che sono tendenzialmente più alti, cioè parte il famoso fenomeno degli spread, cioè il fatto che il rendimento che chi compra un titolo della Grecia chiede alla Grecia è infinitamente più alto di quello che chiede ai titoli tedeschi e ai titoli americani, che in quel momento sono in maniera massiccia sul mercato. Cioè un mercato che prima era un mercato sostanzialmente popolato soprattutto dai paesi che avevano bisogno del mercato per collocare il proprio debito, l'Italia, la Spagna, la Grecia, in quel momento si trova la concorrenza di paesi molto più forti che devono collocare il loro debito e quindi impongono, costringono i paesi più deboli a pagare interessi più alti. È lì che parte la difficoltà estrema del collocamento dei titoli della Grecia. Poi su questo, sulla Grecia, voglio dire una cosa più avanti, ma secondo me il nodo della questione parte di lì, se no non capiamo concettualmente, cioè la crisi arriva in Europa attraverso il debito pubblico e diventa una crisi che si avvita su se stessa, perché evidentemente i paesi che avevano bisogno di vendere i titoli di debito pubblico perché dovevano ripagare quei debiti che stavano scadendo e quindi avevano bisogno di nuova liquidità per non fallire, dovevano pagare i tassi di interesse che erano infinitamente più alti. E quindi progressivamente il tasso di interesse diventava talmente pesante che non avevano i soldi per pagare una parte del debito precedente, cioè il debito secondario, cioè il debito sugli interessi, diventava talmente pesante che sommato al debito primario non consentiva di restituire una parte dei prestiti che il paese aveva assunto. E questo è il momento critico. Di fronte a quel momento critico, che è evidente fin dall'inizio, perché è evidente fin dall'inizio, è evidente così per la Grecia, poi diventa evidente per il Portogallo, di fronte a quel momento critico, che cosa fa l'Europa? Perché questo è il nodo. L'Europa ragiona come se la tempesta non ci fosse, continua a rimanere ancorata al modello del 1992. Perché che cosa fa? La Banca Centrale Europea, perché partiamo dalle istituzioni che in quel momento esistono, la Banca Centrale Europea era lo strumento che avrebbe dovuto
fare quello che teoricamente ha fatto la Banca Centrale degli Stati Uniti, cioè stampare carta moneta e coprire l'eventuale debito della Grecia, o comunque dare una mano all'acquisto di quei titoli che erano sovrabbondanti. E invece la Banca Centrale Europea ha continuato e continua tuttora a definire se stessa un prestatore di ultima istanza, ma non per gli stati, per le banche. Cioè la Banca Centrale Europea ha detto: io non posso prestare i soldi agli stati, non sono nelle condizioni di prestare i soldi agli stati, perché non me lo consente il trattato di Maastricht e il trattato del 98 istitutivo della Banca Centrale Europea. Io non ho questa possibilità, quindi non posso prestare i soldi alla Grecia. Io sono disponibile semmai a prestare i soldi alle banche, le quali a loro volta dovranno prestare i soldi alla Grecia, comprare titoli di debito pubblico greco. Ora è chiaro che fare un'operazione di questo tipo non è semplice, perché ovviamente, così come è successo, la banca centrale fin dall'inizio ha prestato alle banche, e siccome inizialmente peraltro prestava un tasso di interesse che era quello di mercato, quindi al 4-5%, poi le banche per prestare alla Grecia gli chiedevano il 12-13-14%, quindi evidentemente il problema del contenimento degli interessi non c'era. Cioè, mentre gli Stati Uniti, la banca centrale degli Stati Uniti comprava il debito pubblico americano gratis, la Banca Centrale Europea chiedeva alla Grecia, nel momento in cui la Grecia ovviamente era in difficoltà, che si rivolgesse alle banche, le quali banche si finanziavano presso la Banca Centrale Europea, e naturalmente una volta che siamo finanziate presso la Banca Centrale Europea non prestavano alla Grecia al tasso, neanche al tasso a cui la BCE aveva prestato, ma mettendoci un debito aggiuntivo, quindi di fatto mettendo in difficoltà il collocamento del debito pubblico greco. Cioè, quello che vorrei farvi capire, perché a volte alcune cose mi sembrano abbastanza banali, è difficile. Correndo il rischio forte della votazione, sì. No? Che viene evitata grazie al fatto che la Cina ovviamente si è. Se lo facciamo in Europa, cosa succede? Cioè, c'è lo stesso rischio di inflazione. Ora su questo ci arrivo, perché il tema è uno dei temi che vorrei trattare. Io penso di no, cioè penso che all'Europa in queste condizioni avrebbe dovuto farlo. E avrebbe dovuto farlo proprio perché il dollaro è così debole, fondamentalmente. E provo anche a dirlo un po' meglio questo concetto. Però il punto fondamentale, secondo me, da capire, se arriva la crisi e la BCE rimane quella che era, cioè gli Stati Uniti fanno enorme quantità di easing, producono carta moneta sparandola, come dire, con una liquidità infinita, la BCE continua a rimanere ligia alla logica del 98. Quando appunto il tema era quello lì, perché la BCE nel 98 non poteva, nello statuto istitutivo non può fare? Perché quando la BCE è stata costruita, il pericolo pubblico numero uno che doveva scongiurare era l'inflazione, perché in quel momento l'Europa veniva da una fase inflazionistica, ma soprattutto aveva bisogno, questo è il senso. La Banca Centrale Europea nasce perché l'Europa si vuole dare una moneta che sia competitiva con il dollaro, perché gli europei a un certo punto dicono: ma perché solo il dollaro può essere utilizzato come moneta per i pagamenti internazionali? Perché solo il dollaro può beneficiare del fatto che la sua emissione non è parametrata alla forza dell'economia americana, ma è parametrata alla capacità di scambio in giro per il mondo? Anche l'Europa può fare una roba così, si deve dotare di una propria moneta. Però il senso qual è? Se lo fa in quel momento con alcuni paesi europei che hanno l'inflazione alle stelle e con il rischio che la nuova moneta venga considerata troppo debole, nessuno usa l'euro, quindi bisogna convincere i mercati a usare l'euro, facciamo un euro fortissimo, perché l'inflazione è alle porte, è già in alcuni paesi, pensiamo al caso dell'Italia, della Spagna, della Grecia, e poi perché fondamentalmente bisogna renderla competitiva, fare, si direbbe, lo start-up della moneta. La domanda che io mi faccio è, e non io, cioè nel senso, una domanda che si è fatta comunemente, ma siamo veramente sicuri che oggi nel 2010-2011 le condizioni siano ancora quelle che giustificavano quella politica lì? Perché quando è stata fatta quella politica lì, il dollaro era sicuramente una moneta molto più forte di qualsiasi altra moneta del mondo, fatta eccezione per il marco, che era però una moneta legata a una popolazione numerica troppo limitata. Ma era sicuramente la moneta più forte. Oggi, avendo chiaro che i dollari ce ne sono 13.000 miliardi di più in giro, il vero problema non è la debolezza dell'euro, ma è il rischio di una debolezza del dollaro. Paradossalmente, alcuni autori, uno dei quali sicuramente non si può considerare uno che non conosca queste cose, cioè Kindelberger, che è uno dei grandi storici della moneta, dice: attenzione, perché
se l'euro diventasse mai troppo forte sarebbe una catastrofe, cioè se per esempio si arrivasse all'euro a due velocità, cioè la Germania avesse un euro insieme all'Olanda e poco altro, perché ormai la Francia probabilmente non ci sta più dal punto di vista delle dimensioni, quel marco lì sarebbe talmente, quell'euro marco, diciamo l'euro della Germania, sarebbe talmente forte che diventerebbe l'indicatore di misura della debolezza del dollaro, cioè dice Kinderberger, è meglio avere due monete che sono entrambe deboli in maniera tale che si, come dire, reggono a vicenda, non c'è un indicatore della debolezza reale comparativa della moneta, perché altrimenti sarebbe un disastro. Quindi l'interrogativo è dire, ma perché la BCE non stampa carta moneta? Perché c'è il rischio di inflazione legata all'euro? No, perché l'inflazione semmai proverrebbe dall'eccesso di quantità di dollari che sono in circolazione, perché non siamo più nel 98, siamo in una fase profondamente diversa. E peraltro, se voi andate a vedere l'indicatore dell'inflazione in tutti i paesi europei, è sicuramente l'indicatore meno preoccupante. Cioè noi abbiamo la disoccupazione al 10% e comunque abbiamo delle inflazioni che sono mediamente, anche se la vogliamo mettere sulla inflazione reale percepita, intorno al 5%, quella stimata è addirittura sotto il 3%, ma per essere chiaro è evidente che il problema non è l'inflazione, il problema non è l'inflazione, ma la BCE, nonostante questo elemento fosse chiaro, perché il dato di fatto la debolezza del dollaro rispetto all'inflazione, la BCE ha continuato nella sua idea di non modificare il suo impianto e non fare il prestatore di ultima istanza, cioè non stampare carta moneta per gli stati. Questo mi sembra il primo elemento, ma in realtà la BCE, l'Europa non solo ha tenuto ferma la BCE in quelle condizioni, ma ha fatto anche altre cose che insomma, indubbiamente non sono convincenti, perché ha deciso di fare un'altra cosa, ha deciso di dotarsi sostanzialmente di un nuovo strumento, piuttosto che affidarsi alla Banca Centrale Europea, ha detto utilizziamo, inventiamoci un nuovo strumento, il quale nuovo strumento dovrebbe servire in qualche maniera ad andare sul mercato, perché questo vorrei che fosse chiaro, ad andare sul mercato a vendere le proprie obbligazioni, cioè i propri titoli, trovare soldi e darli ai paesi in difficoltà. Questo nuovo strumento è stato chiamato il Fondo Salva Stati. A un certo punto l'Europa si è dotata di uno strumento che ha preso il nome di Fondo Salva Stati, che doveva funzionare in questo modo, cioè ha funzionato in questo modo, emette titoli, cioè mette sul campo delle obbligazioni, vende delle obbligazioni, queste obbligazioni danno liquidità al Fondo Salva Stati e il Fondo Salva Stati presta i soldi, o meglio ancora direttamente in alcuni casi compra i titoli dei paesi in difficoltà. Ancora una volta io non capisco il passaggio, perché guardate, questo peraltro è un tema che ci sarà in maniera marcata per il futuro, perché dire io faccio un Fondo Salva Stati che alla fine dove prende le risorse, visto che non si può stampare carta moneta, perché questo è il tema, le deve prendere sul mercato, ma se le deve prendere sul mercato vuol dire che va a vendere titoli su quello stesso mercato dove ci sono già i titoli di debito pubblico, cioè va a fare ulteriore concorrenza ai titoli di debito pubblico. Quindi è vero magari che prende un po' di liquidità e lo dà alla Grecia, ma come è successo? La quota parte di titoli della Grecia che non sono finanziati dal Fondo Salva Stati, se prima dovevano pagare il 10%, nel momento in cui arriva la concorrenza dei titoli del Fondo Salva Stati pagano il 15%, pagano il 20%, quindi il beneficio che gli arriva attraverso il finanziamento raccolto in quella maniera lì è consumato dal fatto che gli interessi che deve pagare sulla parte che non è venduta vanno alle stelle. E la Grecia, nonostante l'intervento del Fondo Salva Stati, ha continuato a peggiorare la condizione del suo debito. E guardate, sulla Grecia dico una cosa che voglio dire anche lì, mi sembra abbastanza ovvia e fa un po' male anche dirla, cioè devo dire, a volte fa anche un po' male perché mi sembra, come si può dire, cioè a volte queste cose sembrano abbastanza banali. Alla fine della fiera, per semplificare anche questa questione, cioè la Grecia tra l'altro ha votato, hai visto che tipo di voto è venuto fuori, che è veramente un voto di cui si potrebbe discutere a lungo, ma quello che mi ha colpito della vicenda greca è che in fondo il voto greco è un voto contro l'azione del governo Papademos per le misure che ha adottato, ci hanno, come dire, messo in ginocchio l'economia greca. Allora, se però voi andate a ragionare in maniera, come dire, numerica e dite ma le misure adottate dal governo Papademos sono servite in qualche misura a risolvere il problema della Grecia? Assolutamente no, e per un motivo molto banale, perché la risoluzione del problema greco è avvenuta facendo una cancellazione del debito
faccio un esempio terra a terra, e scusatemi se è come un'azienda che va a fare il concordato fallimentare, un'azienda con enorme quantità di debiti, che cosa fa? Fa il concordato fallimentare, il concordato fallimentare gli cancella il debito. Non è che se quell'azienda lì non paga gli stipendi ai lavoratori ha risolto il suo problema. Il suo problema lo risolve nella misura in cui viene dichiarato concordato fallimentare, come è successo in Grecia, perché la Grecia si è detto chiunque possedeva titoli della Grecia e che valevano 100, quel titolo non vale 100, vale 25, il che vuol dire che il debito greco con quella dichiarazione lì è crollato da 100 a 25. Quello ha bloccato l'emorragia della Grecia, questa cosa qui ha ridotto l'emorragia della Grecia, non la riduzione dei salari, perché la riduzione dei salari, come dire, era uno degli adempimenti per rispettare il vincolo che ti ha posto l'Unione Europea, perché sennò l'Unione Europea non ti dava quella famosa rata che era quella del fondo salvataggi. Tutto quel gioco lì non è servito a niente, perché alla fine la Grecia è arrivata a una conclusione che è stata quella di dire bisogna cancellare una parte del debito. Poi è chiaro, ora come gli europeisti, io sono, poi capisco la complessità e sarebbe stato difficile probabilmente dire all'inizio del percorso cancelliamo il debito e buonanotte, alla fine la cancellazione del debito è figlia di una tragedia, però quello che è surreale è che ci sia voluta una tragedia sociale per arrivare a una conclusione rispetto alla quale gli effetti della tragedia sociale non sono assolutamente rilevanti, perché torno a dire, lo dicono i numeri, cioè se è stata fatta la prima manovra del governo Papademos, è caduto il governo precedente, il governo Papademos, il governo Tecno, prima manovra che doveva servire peraltro per sbloccare la prima traccia di finanziamenti, è arrivata la prima traccia di finanziamenti, la Grecia non è riuscita ad andare sui mercati perché nessuno si comprava un titolo, gli hanno comprati quei fondi salva stati, alla fine il debito greco ha continuato a crescere, non si è mai arrestata la crescita con le manovre di contenimento, perché gli interessi continuavano a salire, non poteva andare sul mercato perché gli interessi erano troppo alti, per bloccare l'emorragia. Che cosa è successo? È successo che si è detto la Grecia, la Troica, la Banca Centrale Europea, quando hanno capito che comunque continuavano a buttare dei soldi senza riuscire a risolvere, a spegnere l'incendio, e comunque continuavano a chiedere dei sacrifici che erano inutili perché era una sorta di dimostrazione di buona volontà rispetto al fatto che gli dessero dei soldi per motivare all'elettorato tedesco o ad altre realtà che in realtà quei soldi non erano regalati ma erano frutto di un sacrificio, alla fine si è detto siccome non è più così ristrutturiamo i debiti, hanno fatto questo. E guardate, hanno fatto una ristrutturazione di debito anche lì, che è assolutamente incredibile, perché noi stiamo vivendo una fase rispetto alla quale ogni tanto dovremmo fermarci e guardare i numeri per capire cosa è successo. Perché il debito greco non è il debito argentino, cioè il debito greco sono 385 miliardi di euro. E questo debito è stato ridotto del 75% del suo valore reale a tutti coloro che possedevano quei titoli. Cioè, che vuol dire alla fine che quello Stato è andato in bancarotta, poi si è costruita un'artefazione per cui si chiama bancarotta guidata perché è stata fatta con il consenso, ma alla fine quelli che hanno i titoli della Grecia si sono trovati nelle medesime condizioni dei titoli dell'Argentina, una differenza fondamentale è che i titoli argentini erano numericamente molto più limitati e concentrati in alcune tipologie di investitori, i titoli della Grecia erano sparsi un po' dappertutto. Peraltro con un meccanismo perverso che era quello che dicevo prima, che siccome che cosa succedeva, che sarà poi uno dei grandi temi del futuro su cui voglio tornare rapidissimamente, cioè che siccome, che è stato uno degli enti che ha avvitato la crisi greca, cioè che siccome la Banca Centrale Europea e il Fondo Salva Stati non prestavano al governo greco ma le banche greche compravano con i soldi europei i titoli della Grecia e si sono trovate praticamente alla fine che avevano un bilancio che era imbottito di titoli della Grecia, quando gli si è detto benissimo i titoli che ci avete valgono il 25%, ora c'hanno le banche in ginocchio e il tema della Grecia è come si salvano le banche in ginocchio, e questo è il problema che produce questa sorta di distorsione. E guardate, alla luce di questo però, se no non ci capiamo, c'è secondo me un'ideologia, c'è una visione ideologica, la visione ideologica dell'Europa del 92, cioè del fatto che l'Europa continua ad essere vincolata al patto di stabilità del 92. Poi posso darvi una motivazione, è chiaro che in questo gioco, lo sapete meglio di me, chi ha frenato maggiormente questo tipo di trasformazione della BCE, questo tipo di situazione, è stata la Germania, ma per una ragione molto semplice, ma perché questa dico una cosa che qui mi limita a ripetere quello che molti di voi probabilmente sanno, cioè è chiaro che la Germania nel momento in cui è partita la crisi dei debiti pubblici, perché è lì il nodo, perché guardate, se io a volte sento anche nei giornali oppure leggo delle
cioè la crisi attuale non è la crisi del 2006, non è più una crisi di debito privato, è una crisi di debito pubblico, anche la vicenda della Germania ha a che fare con la crisi del debito pubblico, perché quando la Germania è arrivata alla crisi del debito pubblico, lei si è trovata improvvisamente in una situazione che non aveva mai avuto, perché la Germania oggi va sul mercato e trova compratori per i propri titoli, visto che tutti hanno paura di ciò che succede in giro per il mondo, c'è il panico a comprare qualsiasi altro titolo di debito pubblico che non sia quello americano e quello tedesco, i tedeschi vanno sul mercato, mettono titoli di debito pubblico e li collocano un interesse che è negativo, cioè un interesse che è più basso del tasso di inflazione. E la gente compra i titoli di Stato tedeschi perché dice da un lato mette i soldi da parte e dall'altro hanno la certezza che quei titoli lì, se li vendono domani, hanno un rendimento basso, ma in termini di prezzo hanno un prezzo molto più alto del prezzo a cui li hanno comprati. E quindi è chiaro che la Germania, se la crisi del debito l'ha messa nelle condizioni di poter finanziare la propria economia, perché quei soldi lì la Germania li ha utilizzati per fare interventi strutturali sulla propria economia, per finanziare le proprie aziende, se la Germania si può finanziare a costo zero, cosa che non è mai successa, ma per quale motivo deve cercare di trasformare la filosofia europea consentendo alla BCE di fare il prestatore d'ultima istanza? È chiaro che la Germania si sta rendendo conto che c'è un limite, perché in questo momento il tema è quello del limite. E qui voglio fare un paio di passaggi conclusivi e poi voglio provare a fare una riflessione un po' provocatoria. Il passaggio successivo è come la crisi arriva in Italia, perché guardate, la crisi è arrivata in Italia in maniera vistosa, in maniera tangibile, in maniera, al di là delle dichiarazioni più o meno, è diventata crisi evidentissima a partire dal luglio del 2011, perché a partire dal luglio del 2011 lo Stato italiano ha veramente rischiato il tutto, perché dal luglio del 2011 fino al novembre del 2011 i titoli del debito pubblico italiano hanno cominciato a non trovare nessun tipo di compratore. Perché questo? Ora la discussione sarebbe lunga, ci sono cause interne, il governo italiano, le contraddizioni del nostro sistema. C'è poi un quadro generale che è rappresentato dal fatto che la crisi della Grecia, con una ristrutturazione del debito di quelle dimensioni, ha dimostrato che anche un paese dell'euro può di fatto fallire, cioè che il fatto di essere dentro la moneta unica non ha impedito a quei signori che avevano i titoli al 100 per 100 euro di riceverne 25, forse 25 se non falliscono le banche che in parte dovrebbero finanziare. Quindi è chiaro che l'idea era l'euro non tiene più. E guardate, qui è successo un altro elemento fondamentale, che l'Europa non ha cambiato e che questo veramente è irritante per molti aspetti, perché l'Europa di fronte a questa crisi non solo non ha modificato la natura della BCE, non solo ha concepito il fondo salva stati in questa maniera, ma non ha cambiato, perché è così, non ha cambiato nessuna delle regole che riguardano la finanza, cioè non ha smontato nessuno di quegli strumenti di istruzione di massa che sono i contratti finanziari, nessuno. Con un dato anche qui che vorrei farvi capire, perché guardate, non è questione tecnica, io penso che sia sostanza, poi questi strumenti con la crisi del debito sono strumenti che sono stati applicati non più ai titoli delle banche, delle assicurazioni, cioè a soggetti finanziari privati, ma sono stati applicati ai debiti degli stati, cioè alle cittadinanze, perché il debito pubblico è una cosina, come provo a dimostrare in chiusura, che ha a che fare con quanto è quella che è la nostra ricchezza, quello che è il nostro reddito. Gli strumenti finanziari hanno continuato in Europa ad essere utilizzati per fare operazioni speculative nei confronti dei titoli del debito pubblico. Allora, cosa è successo? Che a partire da luglio la percezione evidente era che l'euro fosse in enorme difficoltà, c'erano degli speculatori nei confronti dell'euro, cioè quelli che scommettevano sul fatto che l'euro perdesse di valore costantemente, quegli scommettitori hanno ragionato sul fatto di dire: qual è il paese dove possiamo fare più male all'euro? Cioè, se noi vogliamo speculare sull'euro perché puntiamo sul ribasso dell'euro, dove dobbiamo mettere la potenza di fuoco? La potenza di fuoco va messa sul paese che è maggiormente indebitato in senso assoluto. L'Italia ha un debito di 1.900 miliardi, spariamo addosso all'Italia. Cosa vuol dire spariamo addosso all'Italia? Scommettiamo con tutti gli strumenti che la finanza ci dà sul ribasso dei titoli del debito pubblico italiano. E tutti gli strumenti, vuol dire le famose vendite allo scoperto, cioè io posso fare una scommessa sul ribasso, su un titolo del debito pubblico italiano, senza avere il debito pubblico, senza avere il titolo, cioè scommetto che quel titolo lì nei prossimi giorni scenderà. E per finanziare quell'operazione lì, a differenza che se sono un imprenditore vado
a cercare i soldi in banca, la banca non ve li dà, o se sono che deve farsi un mutuo, ma in banca ci vuole garanzie. Quelle operazioni si fanno senza cash, perché così funziona, cioè senza liquidità. Non c'è una fiche d'entrata, io sottoscrivo perché esattamente, perché si liquidano ad operazione avvenuta. E siccome si liquida l'operazione avvenuta vuol dire che c'è un rischio solo se io posso perdere, ma se io so che tutti scommettono, come dicono gli americani, one way bet, cioè in una stessa direzione, se io vinco sempre, compro il titolo che scommette sul ribasso del titolo del debito pubblico italiano, lo fanno tutti perché quella è la tendenza del mercato, alla fine senza avere messo i soldi iniziali si va a riscuotere il prezzo della scommessa finale. Facile giocare così. La finanza europea non ha, se vi ricordate, le vendite allo scoperto sono state proibite per 3 mesi in Italia, che è il termine massimo consentito dalla normativa europea, poi basta, e oggi continua a essere la possibilità di vendita allo scoperto. Vi dico di più, forse ve lo raccontai anche nel 2009, non ricordo, che è una cosa che a me ha sempre veramente mi provoca una naturale irritazione, le famose assicurazioni sui titoli di Stato, che è una roba sconcertante, con i CDS, credit default swap. Voi saprete che in un mondo normale quando si compra un titolo finanziario si può assicurare anche sul titolo finanziario. Io mi compro un titolo finanziario di una determinata società che considero rischiosa, mi compro un'assicurazione che mi dice se quella società fallisce o comunque perde di valore, io sono rimborsato dall'assicurazione e pago l'assicurazione e pago il titolo. Questi aggeggini qui sono stati concepiti anche per i titoli di Stato, ma la cosa più paradossale, guarda, è veramente ridicola, si possono comprare senza avere il titolo. È come, io faccio sempre questo esempio agli studenti perché è chiarissimo, cioè è come la situazione sulla macchina. Cioè io se mi compro la macchina, poi ho paura di fare un incidente, mi faccio l'assicurazione, perché se faccio l'incidente copre l'assicurazione, mondo normale. I CDS, quindi titoli, assicurazioni sui titoli, io me li posso, qua vado in banca, potete, e me li posso comprare senza avere il titolo, cioè io non ce l'ho il titolo, mi compro l'assicurazione contro il rischio del titolo, di un crollo del titolo italiano. Dice, ma perché un matto fa una roba così? È molto semplice, perché immaginatevi che io sia uno di quelli che in un mondo dove esistono tanti che hanno la macchina senza assicurazione, come purtroppo sta succedendo ora per la povertà, tanti che hanno la macchina senza assicurazione e gente che si è comprata l'assicurazione, questi qui hanno l'assicurazione della mia macchina, che si sono comprati l'assicurazione della mia macchina, è chiaro che faranno di tutto per farmi fare un incidente, perché una volta che mi hanno fatto fare l'incidente vengono da me e mi dicono, la vuoi l'assicurazione? Eccola qua, te la metto 5 volte il suo valore reale. Allora il mercato finanziario funziona in questa maniera, cioè si possono vendere CDS sui titoli di Stato. E ovviamente cosa succede? Cosa fanno queste grandi società o le banche di investimento o i fondi che gestiscono questo tipo di operazioni? È chiaro che comprano una certa quantità di titoli del debito di quel paese, oltre a comprare un'enorme quantità di assicurazioni, quei titoli li buttano sul mercato per far crollare il rendimento, questo scatena il panico nel mercato, il titolo crolla e questi signori tirano fuori il CDS e dicono a quelli che hanno il titolo, lo volete l'assicurazione? Allora, torno a dire, l'Europa non ha proibito neppure questa cosa qua, cioè, e non sono cose incredibili, basterebbe dire il credit default swap come qualsiasi assicurazione si vendono ai soggetti che hanno il titolo, perché se non hanno il titolo non li si vende, non mi sembra una cosa così complicata, potrei fare un'enorme quantità di esempi di queste contraddizioni. Allora, cosa è successo? Che questa potenza di fuoco della speculazione ha cominciato a sparare contro il debito pubblico italiano, e il debito pubblico italiano è arrivato da luglio a novembre in condizioni di totale disastro, perché insomma, anche qui vi do un dato, forse alcuni di voi l'avranno notato, ma lo sottolineo, a novembre i rendimenti dei titoli di Stato italiani a breve, cioè io compravo un buono del tesoro a 2 anni, il rendimento dei titoli di debito pubblico a breve erano più alti, 6,3%, dei rendimenti a 10 anni. Ora in chissà un minimo di BTP a 10 anni, chissà un minimo di, diciamo, tecnica, ma è veramente una banalità, è chiaro che quando i rendimenti a breve sono più alti dei rendimenti a lungo periodo, vuol dire che qualcuno è convinto che quel paese sta per fallire, perché è normale che se io ti presto dei soldi per 10 anni ti chiedo più interessi che non se te me li devi restituire tra 2 settimane, perché la certezza che tu me li restituisca tra 2 settimane è sicuramente più alta che non se tu me li debba restituire tra 10 anni. Allora l'Italia a novembre aveva dei rendimenti sui titoli di Stato a breve che erano più alti dei rendimenti dei titoli di Stato a lungo, vuol dire che erano convinti che fosse per fallire. In più c'è un elemento fondamentale,
che da luglio a dicembre, la quasi totale, a novembre, la quasi totalità, praticamente la pressoché totale interezza di titoli che di nuove emissioni che sono state messe sul mercato sono state in larga misura comprate dalla Banca Centrale Europea, cioè la Banca Centrale Europea ha comprato sul cosiddetto mercato secondario, cioè dopo che venivano fatte le aste, i titoli che erano stati venduti dal governo italiano, perché altrimenti rimanevano invenduti e il rendimento era altissimo. E guardate, anche lì vi dico un'altra astrusità, perché poi io penso che vedere bene queste cose dall'interno serva a... La banca, ripeto l'affermazione, la Banca Centrale Americana, la Banca Centrale Europea compra i titoli sul secondario. Cosa vuol dire questa rovina qui? Vuol dire che non li può comprare direttamente dallo Stato, quindi non è che si fa l'asta e arriva la BCE e compra una parte dei titoli come fa la Federal Reserve o come faceva la Banca d'Italia fino al 1981. Succede un'altra cosa, succede che si fa l'asta, i titoli rimangono invenduti perché la BCE, una parte almeno, una parte di quartiere rimangono invenduti perché la BCE non li compra, arrivano sul secondario. È chiaro che quando arrivano sul secondario vanno già a un prezzo e un rendimento che è molto più alto del prezzo dell'asta, perché sono beni che non sono stati venduti, e allora la BCE li deve pagare non al prezzo a cui li pagherebbe all'asta, ma a un prezzo più alto. E guardate che i soldi della BCE sono i soldi dei contribuenti europei, perché la BCE non stampa carta moneta, la BCE si finanzia in due modi, uno con i contributi degli stati e l'altro motivo vendendo quel poco di buono che c'ha per farsi liquidità. Quindi non è che non stiamo facendo quantitative easing, quindi questa assurdità per cui non si può comprare all'asta ma bisogna comprare sul secondario è veramente a un costo reale per le comunità, non è una questione astrusa. Allora l'Italia è stata in quella condizione lì, è stata in quella condizione lì, e appunto è arrivata fino a novembre, quando poi è caduto il governo e si è aperta la stagione del governo tecnico. Ora, rispetto a questa questione... Ma scusa, è sempre che non si può cambiare l'accordo di massimo. La motivazione formale è questa, scusi, anch'io penso che ormai sia una sorta di retaggio, come si può dire, anche di una certa ignoranza, a mio modo di vedere, ma voglio arrivare alla conclusione, facendo un paio di considerazioni su questo, perché guardate, tutto questo ragionamento che... ho cercato di fare sulla centralità del debito pubblico, ha a che fare molto col quadro italiano attuale. E il tema è questo: questa situazione dei salvataggi, questa situazione del debito, ha prodotto, a mio modo di vedere, alcune difficoltà che stanno diventando strutturali per il nostro paese. Questa crisi, il nostro paese, poi si potrebbe usare altri paesi, ma insomma l'Italia da questo punto di vista è il paese che viviamo, quindi ci sono alcune difficoltà che sono strutturali, una delle quali trovo veramente sia colossale. E la prima difficoltà colossale è che tutto questo percorso di collocamento dei titoli di debito pubblico, di paura del fallimento dello Stato per la mancato collocamento del debito pubblico, ha partorito nel caso italiano una spesa per gli interessi sul debito che è una cifra spaventosa. Io vi do un numero, spero che più o meno lo conosciate, ma veramente sono i numeri che fanno male questi, perché nel 2011 lo Stato italiano ha pagato in conto interessi come spesa corrente qualcosa come 80 miliardi di dollari, alcuni dicono 84 miliardi di euro, scusate, 84 miliardi di euro. Ora, se voi fate un paragone, voi vi andate a prendere il bilancio dello Stato, è un tratto, c'è cioè un allegato che si legge bene, 84 miliardi di euro vuol dire che è la terza voce di spesa dello Stato italiano, di spesa corrente dello Stato italiano, perché lo Stato italiano ha una prima voce di spesa che sono le pensioni, che è relativamente alta, c'è una seconda voce di spesa che è la spesa sanitaria. Tutta la spesa sanitaria italiana, per intenderci, tutta, è grosso modo 110 miliardi di euro. Cioè l'Italia paga 110 miliardi di euro la spesa sanitaria e paga 84 miliardi di euro la spesa per interessi. Cioè, voglio dire, stiamo parlando, vi do un dato, nel 2007 lo Stato italiano pagava 30 miliardi di interessi. E guardate che il tema fondamentale è che il governo Monti, anche qui per darvi un altro dato che probabilmente conoscerete, ha fatto la somma, se voi prendete la somma numerica, scusate, delle... prima manovra Berlusconi, quindi il documento di programmazione economica e finanziaria dell'aprile del 2011, la correzione fatta in estate e ci aggiungete la manovra Monti, la somma di questa rovina qui fa 82 miliardi di euro, che è nella storia italiana la più pesante finanziaria mai realizzata.
di cui peraltro 2/3 sono di maggiori entrate. Quindi, questa manovra finanziaria è una manovra finanziaria il cui obiettivo è portare il paese al pareggio di bilancio nel 2013, dove il punto fondamentale è come si copre il delta degli interessi da pagare, perché questo è il punto fondamentale. E voglio aggiungere un altro elemento su questo fatto. Cioè, quindi guardate che se voi poi seguite le dichiarazioni di Monti, il governo tecnico, cioè loro hanno un faro, uno solo, e quel faro è il pareggio di bilancio del 2013. Su questo poi si può discutere, che è legato alla famosa lettera che gli è arrivata da Trichet e da Draghi, ha un mandato chiaro, quello è il faro. Per realizzare quel faro ovviamente bisogna riuscire a contenere il costo degli interessi. Quando il costo degli interessi sale bisogna fare interventi aggiuntivi, bisogna andare da un'altra parte, bisogna aumentare il gettito fiscale, cioè bisogna rincorrere quella roba lì, e il resto non c'è nell'orizzonte, l'orizzonte è quella roba lì. Tant'è vero che se avete letto l'ipotesi di un fondo per la riduzione del fisco utilizzando recupero evasione, no, il recupero evasione serve per coprire la minor crescita del paese e per coprire l'aumento del costo degli interessi, perché la manovra Monti era stata fatta con, come dire, determinati parametri, tra cui la crescita del paese soltanto a meno 0,2, che invece non è così, e quindi bisogna fronteggiarla con quella roba lì, e là dove gli interessi salgono è chiaro che è diventato un imperativo categorico kantiano, per intenderci, questa roba qua. Ora, rispetto a questo, è evidente che avere 84 miliardi di interessi, avere una manovra di 82 miliardi che deve servire a inseguire il costo degli interessi, rischia di essere un'operazione, a mio modo di vedere, assolutamente, assolutamente pericolosa. Chiudo questo mio ragionamento con una, come dicevo, con una provocazione, perché vedete, io penso che, torno a dire, la necessità di riflettere su questa crisi come una crisi che sta cambiando alcune coordinate sia assolutamente decisiva. Cioè, questa non è una crisi, secondo me non è neanche una crisi del capitalismo senile, per intenderci, c'è una crisi che è già oltre, si è trasformata in una crisi dei debiti sovrani ed è diventata una, un vulnus per la democrazia, cioè una cosa molto più profonda da questo punto di vista. Cioè, qui non si può pensare che esista un sistema dove il tema è inseguire gli interessi sul debito, perché poi alla fine le politiche economiche dei paesi rischiano di essere ormai trasformate in questa questione. Peraltro, facendo una sorta di fatica di Sisifo, cioè una sorta di fatica infinita, e provo a questa provocazione, ho visto che qui tra l'altro è venuto Francesco Gesualdi ed è un tema con cui abbiamo discusso, e mi sembra un tema rilevante il tema del debito, perché vedete, io penso che intanto questo debito, non dico spacciano a quello, fa un esercizio di ottimismo, cioè questo debito non è risolvibile in questi termini. Non è risolvibile, io ero uno di quelli che sono stato da Francesco Gesualdi, mi hanno chiamato come, diciamo, esperto a discutere, ho fatto la parte di quello che poi alla fine spesso ha detto, ma il debito va pagato perché i mercati, è un tema reale questo. Però quello che mi ha colpito nel corso di questi mesi, cioè il debito sta continuando a crescere, perché guardate, il debito pubblico italiano in questo momento è il 123% del PIL, cioè di 3 punti più alto rispetto a quando è arrivato Monti, ed è cresciuto in maniera così significativa perché l'Italia ha dovuto impiegare una 30ina di miliardi, che sono i miliardi che servono per i salvataggi dei paesi che sono in difficoltà e che non erano conteggiati nella manovra Monti. Monti calcolava che il contributo italiano ai salvataggi europei fosse lo 0,2% del PIL. Ora siamo ampiamente sopra il 2%, cioè mancano 30 miliardi. E ora c'è la Spagna, cioè voglio dire, non è che siamo in una situazione. C'è la Spagna, ho letto un dato della Spagna che è agghiacciante, non so se qualcuno di voi l'ha visto, cioè in Spagna l'esposizione delle banche spagnole nei confronti delle imprese immobiliari è complessivamente di 350 miliardi, cioè le banche spagnole vantano crediti nei confronti delle società immobiliari per 350 miliardi. Di questi 350 miliardi, 182 miliardi sono incerti, cioè è evidente, stanno per diventare sofferenze, tant'è vero che pensano alla bad bank, cioè dicono prendiamo queste sofferenze, le buttiamo dentro un contenitore e saniamo le banche. Il problema è chi paga i debiti della bad bank, perché gli Stati Uniti l'hanno fatta, l'ha stampato carta moneta. In Europa no, quindi cosa fa? Si chiede un aiuto agli stati. Hollande parla della Banca Europea degli Investimenti, ricapitalizzare la Banca Europea degli Investimenti vuol dire mettere 10 miliardi, l'Italia deve mettere 1,7 miliardi subito,
mano sul debito questa roba qua. Quindi è chiaro che c'è una dinamica del debito che cresce e che è legata alla crisi che è diffusa. Vi do un altro esempio che sta uscendo in questi giorni, è una roba che io dico da tempo, e sono un altro dato che rende il debito assolutamente ingestibile, è questa spinosissima questione e vitalissima questione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e i fornitori delle pubbliche amministrazioni. Perché guardate che questo tipo di pagamenti non sono contabilizzati, non sono contabilizzati, cioè nella sostanza questi pagamenti non sono previsti, cioè lo Stato italiano deve pagare alle imprese qualcosa come 100 miliardi, questi 100 miliardi non sono contabilizzati nel debito pubblico italiano. Il paradosso vero è che se lo Stato italiano decidesse di, come dire, contabilizzarli, il suo debito crescerebbe subito di altri 100 miliardi, cioè che diventerebbe una sorta, tra l'altro anche lì, guardate, l'Italia è un paese veramente poi surreale per molti versi, perché è stata fatta prima dal governo Berlusconi, poi dal governo tecnico Monti, questa direttiva per cui è possibile fare la cessione del credito che le imprese hanno nei confronti delle amministrazioni, e la cessione del credito, quello che è paradossale, si fa però con lo strumento, ora forse qualcuno di voi questo lo sa, del prosolvendo, cioè nel senso io azienda ho un credito nei confronti di un ente locale, vado all'ente locale, l'ente locale me lo certifica, io vado in banca, questa cessione è prosolvendo, cioè vuol dire che nella sostanza il responsabile del credito rimango io, la banca, quando vado in banca mi fa così e mi dice si ripresenti la prossima volta. Allora l'ipotesi qual era? Che questa cessione avvenga con la forma non del prosolvendo ma del prosoluto, cioè che il debito sia definitivamente in capo all'amministrazione, non all'imprenditore. Se questo avvenisse però, si sono accorti che vuol dire che quei crediti lì, nel momento in cui diventano prosoluto, vanno tutti nel debito pubblico dello Stato, e il debito pubblico dello Stato cresce di 100 miliardi. Ora mi dovete spiegare come si fa a pensare che noi dovremmo rientrare al 60% dal 123% quando balla una situazione di questo tipo, quando balla uno stop di 100 miliardi che sono poi comunque crediti che le aziende hanno legittimamente. Allora il tema della, secondo me, perché dico questo? Perché il tema è, ma perché non ragioniamo sul debito? Cioè io, perché non ragioniamo su forme di cancellazione, moratoria, studiamo culturalmente come si possa fare e tecnicamente come si possa fare? Ma io penso che veramente se noi continuiamo a pensare che dobbiamo inseguire il pagamento di un debito, che nella sostanza è evidente che non è arginabile, perché non è arginabile. Perché se voi leggete anche il DEF, cioè il documento economico e finanziario che è stato presentato ora, dice che nel 2015 gli interessi che lo Stato italiano pagherà sono già conteggiati in 100 miliardi di euro, 100 miliardi di interessi, che sono figli di un debito più difficile da collocare e che non si riduce. Allora, io voglio dire, possiamo ridurre la politica economica di un paese, di un continente, al pagamento di un debito che non si estingue? Questo è il tema, secondo me, che va affrontato. Non è un problema, io a volte temo che c'è la soluzione, si dà più peso alla Banca Centrale Europea di investimenti. Io penso che questo sia un tema culturale imprescindibile, perché se non si affronta in termini politici, culturali, una questione di questo tipo, ma con la chiarezza necessaria, cioè si rischia di andare dietro. E chiudo veramente dicendo una cosa che a me, prendetela come battuta finale, quindi è una ingenuità, ma la voglio dire, lo dico anche ai miei studenti oggi. Noi non riusciamo a discutere in termini di modifica di queste convenzioni, perché Maastricht è una convenzione nata in un determinato momento storico, quando il rapporto del debito PIL del paese del 60%, cioè stiamo parlando di convenzioni. Non affrontiamo questa convenzione, però accettiamo una roba che io veramente, e lo dico, scusate, ma siamo in chiusura, non capisco. Cioè, noi stiamo parlando in questi giorni, l'avete letto sui giornali, di una quotazione in borsa di Facebook. Allora, se forse qualcuno di voi ha letto sui giornali, Facebook va in borsa, fa un IPO, cioè un International Public Offer, cioè un'offerta pubblica d'acquisto, per qualcosa come 100 miliardi di euro, che è la più grande offerta pubblica che sia stata realizzata nel corso degli ultimi 50 anni. Ora io mi domando, e sono giornaliere, confesso tutte le mie difficoltà, mi sono confrontato con gente molto più esperta di me di queste cose e non mi hanno convinto, ma qual è il valore di Facebook? Cioè il valore interno, ma non il valore, cioè io ho chiarissimo qual è il valore di Facebook, non capisco come si possa trasformare Facebook in una roba per cui si dice questo valore complessivo che è di rete sociale, di network relazionale,
tutta questa roba qui diventa una quotazione guidata da Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley, per dire da domani questo valore, diciamo, immaginario lo trasformiamo in azioni, ciascuna delle quali è tale da produrre un valore complessivo di 100 miliardi, per cui da domani c'è una società che si chiama Facebook in borsa che ha un capitale di 100 miliardi, cioè 100 miliardi sono 12-13 aziende, cioè io penso che quando si parlava di, nel mondo normale il valore di un'azienda è dato dai dipendenti, dalla capacità di conoscenza, dal fatturato, cioè un elemento che sia, come dire, più o meno misurabile. Ma mi dovete, perché guardate, io capisco ancora Google, uno mi dice il motore di ricerca Google, perché Google vive della pubblicità, c'ha un suo fatturato, cioè è chiaro che Google è una roba che chi sostituirà molti dei mezzi normali di pubblicizzazione, quindi il fatturato di Google lo capisco, ma mi dovete spiegare, tra l'altro mi hanno spiegato quelli che ne sanno molto più di me, che le pubblicità su Facebook non funzionano perché sono normalmente considerate una perdita di tempo, siccome uno è un sistema di relazioni sociali, uno nel sistema di relazioni sociali non ci vuole la pubblicità nel mezzo se sta scrivendo il suo messaggio sociale, quindi non funziona anche in termini pubblicitari, quindi gli spazi che ci sono alla fine vengono definiti dai pubblicitari sostanzialmente non la migliore degli investimenti, non il migliore degli investimenti possibili. Questa roba qui noi accettiamo che abbiamo un valore di 100 miliardi e non riusciamo a discutere di come modificare i criteri attraverso cui la gigantesca massa del debito pubblico stia cancellando di fatto la dinamica stessa della democrazia e della vita associata. Basta. L'Italia ha 1950 miliardi di debito in euro, se uscisse dall'euro il debito rimane denominato in euro, quindi l'Italia avrebbe una moneta debole e sarebbe, è come se fosse stata indebitata con la moneta di un paese più forte, che è il paradigma che ha rovinato numerosissimi paesi in via di sviluppo, numerosissimi paesi che si erano indebitati in dollari quando la loro moneta perdeva di valore, erano sgomenti perché non riuscivano a ripagare il proprio debito perché dovevano dotarsi di una moneta più forte e comprarla, quindi cioè bisognerebbe che ci fosse un escamotage giuridico che consentisse di ridefinire il debito, ma siccome anche lì i trattati dicono che il debito una volta definito in euro rimane in euro, già questo è un elemento fondamentale. Poi secondo me anche lì il problema grosso, io esco dall'euro e nel momento in cui esco dall'euro mi do della lira, chi è che ne beneficia? Secondo me ne beneficia una fascia chiara di economia che sono gli esportatori, quei settori dell'economia che sono ad alta intensità di esportazione, è chiaro che avendo una moneta svalutata non vantaggio, ma tutto il resto della società, cioè quelli che in realtà si troverebbero improvvisamente ad avere un potere d'acquisto che è un potere d'acquisto assolutamente eroso, sarebbero in difficoltà, tant'è vero che alcuni dicono appunto come dicevi tu prima, cioè potrebbe esserci una soluzione autarchica, ma io la soluzione autarchica l'ho già sentita dire in un periodo e secondo me guarda, questo lato fu uno degli errori madonnali del fascismo che spesso si dimentica. Cioè l'Italia non è un paese che può essere, banalmente l'Italia è da sempre un paese importatore netto di cereali, cioè non è in grado di sfamare i propri abitanti, questo neppure quando gli abitanti non erano 60 milioni ma erano 20 milioni, cioè quando nasce l'Italia nel 61 ha già questo problema, quindi è evidente che ipotesi autarchiche per un paese come il nostro sarebbero veramente pesantissime da sostenere, quindi io sono portato a pensare che il tema della sovranità monetaria deve essere recuperato a livello europeo, cioè che bisogna trovare una soluzione attraverso cui la Banca Centrale Europea diventa una banca dotata di sovranità monetaria, cioè restituire una sovranità monetaria avendo chiaro che il tema dell'inflazione a mio modo di vedere oggi non è il tema fondamentale, cioè oggi il tema fondamentale è la rincorsa rispetto al debito, allora se noi creassimo, abbiamo sempre sentito parlare di questo famoso firewall, cioè questo muro di fuoco che dovrebbe essere in grado di ricomprare i titoli e i debiti a rischio, ma quale io anche lì a volte mi stupisco, perché qual è la condizione per cui si possano trovare qualcosa, perché la somma dei debiti non per l'Italia fa 1900 miliardi, la Spagna mi pare ne faccia 800, voglio dire, ci vorrebbero 6-7 mila miliardi, cioè da dove li pigliamo, dalle tasche dei contribuenti 6-7 mila miliardi, perché se non si stampa carta moneta i soldi da qualche parte vanno presi e non mi si venga mica a dire che si fanno le privatizzazioni, perché sappiamo cosa vuol dire le privatizzazioni non sono privatizzazioni, le privatizzazioni il 90% dei casi bisogna dire sono cartolarizzazioni, che sono una cosa ben diversa, cioè io posso dire
benissimo, io Comune di Livorno ho questo immobile, lo vendo. Il modo per cui lo posso vendere, se voglio fare liquidità, non è metterlo, perché ci vuole, lo cartolarizzo, cioè lo trasformo in titoli, vendo i titoli che hanno come garanzia l'immobile e alla fine della scadenza dei titoli vado a vendere l'immobile. Normalmente succede che quando vado a vendere l'immobile ha un valore più basso dei titoli che ho emesso, quindi faccio un buco invece che avere risolto il problema. Quindi, e siccome le privatizzazioni purtroppo ormai con gli strumenti della finanza, chi ricorda un po' la storia italiana, SCIP 1, SCIP 2, le grandi operazioni di dismissione di immobili sono state fatte cartolarizzando, cioè io devo dire la verità, ho un minimo di esperienza con la storia di bilancio, non farei mai una cartolarizzazione, è una follia fare una cartolarizzazione, perché vuol dire, a meno che uno dice lo faccia la dopo, arriva qualcun altro, e sono problemi suoi, ma scappa, no, ma 10 anni, se no non funziona. Il recupero dell'evasione fiscale è demagogia oppure? No, recupero dell'evasione fiscale, io penso, ora sarebbe da dedicare ancora io nel libretto, questo libretto che ho scritto, io sono veramente convinto che l'unico modo, perché io ce l'ho una speranza, non è che, cioè, secondo me al di là della dimensione europea l'Italia avrebbe bisogno di una riforma fiscale vera. C'è uno splendido articolo della Costituzione italiana che è l'articolo 53, che è stato sostanzialmente disatteso e gli ultimi 10 anni lo hanno tramortito, ed è l'idea della progressività degli imposti, la capacità impositiva. Però io faccio un esempio e penso di poterne ancora, non voglio annoiarvi su questioni tecniche. No, ma è politica. No, ma questa è anche un po' noiosa, quindi è tardi. Ma non so, l'Imu, le faccio un esempio, ma io trovo, pure la conosco meglio, ma per molti, e io sono anche di quelli che in qualche modo è favorevole a alcune forme di federalismo fiscale, ma il tema è banalmente questo, l'Imu, cioè non tiene in nessun modo conto del reddito della persona, misura la tipologia a 2, a 3 l'accatastamento, misura la. Ma se io quella casa ce l'ho e ho 1 milione di euro, quella casa ce l'ho e ho 15.000 euro perché magari me l'ha lasciata, l'IMU la pago nella stessa misura. Ora mi dovete spiegare, cioè, fra la cellulare secca sugli affitti, la cellulare secca sugli affitti, mi dovete spiegare la logica dell'IMU che non è parametrata in nessuna forma a reddito, cioè dov'è la progressività dell'imposta? Peraltro il sistema IRPEF italiano ha già uno scaglionamento che si è sostanzialmente ridotto nel corso del tempo, cioè dare la deduzione sulla prima casa a tutti, a prescindere dal fatto del reddito, è una ragione, c'è una ragione semplice, è sempre il debito pubblico, bisogna far presto, mica perché, cioè, la logica è io devo fare un'operazione che sia la più semplice possibile, quindi se io dico detrazione per tutti i 200 euro, quella roba lì diventa più facile da gestire che non andare a fare una valutazione, capire caso per caso e graduare, però perché c'è l'asse portante e bisogna ritornare dentro il rapporto, azzerare il rapporto deficit-PIL, quindi bisogna andare almeno a 0,5, quindi siccome quello regge si fa una manovra che in termini di semplificazione però è ingiusta. Noi dovremmo ricostruire, siccome io dico che l'Italia ha una risorsa straordinaria, che è il risparmio privato, perché ce l'ha, perché se è vero quello che dice la Banca d'Italia, che ci sono 8.000 miliardi complessivi di patrimoni immobiliari, fa patrimoni immobiliari intesi, scusate, 8.000 miliardi di patrimoni, fra patrimoni immobiliari e patrimoni immobiliari, cioè fra titoli, azioni, obbligazioni e case, io sono convinto che immaginare una forma di patrimoniale progressiva, immaginare forme di prelievo che siano reali in termini anche di, come si può dire, ci sono degli esempi concreti anche di decentramento fiscale, io penso che lì l'Italia potrebbe rielaborare una parte della distribuzione della propria ricchezza. È chiaro che se questa cosa si deve fare sotto l'urgenza, la necessità di pagare il debito e gli interessi, non si farà mai, perché il motivo per questa scelta lì è molto semplice, perché c'era un veicolo in Parlamento che era la vecchia IMU di Tremonti, si è detto modifichiamola un pochino, di fatto stravolgiamola perché in realtà diventa un gettito erariale e andiamo avanti così, senza porsi minimamente il problema è che il paese si sta impoverendo perché il carico fiscale è mal distribuito, perché i redditi lavoro-dipendenti hanno l'IRPEF così come il grosso degli introiti del fisco italiano, c'è già la cedolare secca, se anche lì non si tratta di distribuire reddito, la distribuzione della ricchezza non ci sarà mai. E lì bisognerebbe, secondo me, partire, cioè se non si parte da una forma di redistribuzione del reddito attraverso il prelievo fiscale è molto difficile che si riesca a. Però l'impressione è che, torno a dire, per questo insistevo molto sull'urgenza, perché fino a che mi si dice, molto lo dice ogni volta, noi abbiamo un problema che ci sono da una parte i mercati che ci chiedono di fare determinate cose, se no i titoli di debito pubblico
non vengono collocati. Cioè abbiamo necessità di ritorno, abbiamo messo il pareggio di bilancio in Costituzione, che io trovo sia una cosa surreale. Cioè non capisco quale sia la razza del bilancio di pareggio in Costituzione. Senti, ma tutto questo ha bisogno comunque anche di una revisione dei contratti finanziari. Certo. Che se non si passa attraverso il blocco della speculazione internazionale, ma vedi, è un cane, sì, si ricorda. Assolutamente sì, assolutamente. Ma infatti io penso che l'Europa, prendo gli Stati Uniti, che pure torno a dire, hanno, però una cosa hanno fatto una legge che ha determinati limiti, ma, che si chiama il Frank-Dodd Act, che tra l'altro è una legge fatta dai, che dice una cosa secondo me sacrosanta, molto banale ma sacrosanta, e dice: siccome la crisi negli Stati Uniti è figlia della finanza, smontiamo alcuni pezzi della finanza. Uno di questi, per fare un esempio chiaro, è le banche che raccolgono i risparmiatori di Alessandro Volpi, dei cittadini qualsiasi, insomma, che hanno, non possono fare investimenti di tipo finanziario. Cioè hanno ripristinato una vecchia legge che era l'ingresso, esattamente, la differenza tra banca di investimento, banca d'affari e banca di credito ordinario, in maniera tale che se per caso fallisce la banca d'affari io la lascio fallire, è un problema suo. È chiaro, se invece, come è successo negli Stati Uniti, come diventa poi il leitmotiv in Europa, ci sono i risparmiatori, ci sono i fondi pensionati, la devono andare a salvare. In Europa questa distinzione non è ancora stata fatta. Negli Stati Uniti i contratti derivati su alcune tipologie di prodotti sono stati vietati. L'Europa non ha modificato una virgola. Lì perché c'è la resistenza di un altro paese che ormai è diventato il supermarket della finanza mondiale, che è l'Inghilterra, sì. Perché l'Inghilterra ha, come dire, costruito molte delle sue fortune su questa capacità di fare intermediazione, tra l'altro è un paese che fa intermediazione in euro pur non avendo l'euro su moneta, e chiaramente siamo bloccati anche su questo, ma io sono davvero che c'è. Ma le cose da fare sarebbero anche tante poche e fattibili. Sì, c'era un video che voleva fare. Io quello che volevo chiedere, cioè, era una sua opinione intanto su a livello, come posso dire, sul disegno che in parte c'è dietro a quanto lei ha descritto, perché come lei prima faceva riferimento, nel senso in qualche modo le forme che sono state messe in atto, soprattutto a livello di richiesta sociale, di trasformazione, insomma, anche di sacrifici che sono stati chiesti ai cittadini, sono in qualche modo non sono serviti a coprire, però io quello che da questo punto viene la domanda che mi faccio è perché è stato fatto, perché sono convinto che chi ha messo in atto queste, non posso dire, queste riforme sapeva le conseguenze, o che comunque queste manovre non avrebbero apportato, non credo almeno alla, come posso dire, all'ipotesi per cui questi stiano semplicemente sbagliando, almeno persone che sicuramente hanno conoscenze anche più approfondite di noi e anche strumenti informativi in grado di avere sotto controllo, credo, anche perché ad andare a rischio fallimento non è solo il privato cittadino, che ok, ma qui se lei mi dice rischiano anche le stesse banche, quindi anche i soggetti. Io quello che mi viene a me, il dubbio a me, è che comunque dietro non ci sia, cioè è un'ipotesi che le metto, forse un po' troppo fantasiosa in parte, però che non ci sia anche un disegno in qualche modo, visto che l'Europa è sempre stata caratterizzata da anche un livello di cosiddetto welfare state, anche se ormai è un po' antiquato come termine, però che funzionava in un certo modo, che è completamente diverso da quello statunitense, questo sia anche un modo per definitivamente rompere un certo sistema di regolazione sociale. In questa maniera, abbattendo le pensioni drasticamente, cioè la pensione, ok, io posso anche posticipare o ridurla come è stato, però rimane un bisogno che nessuna persona può eludere, quindi comunque l'alternativa più verosimile che si pone è che io ricorra al sistema bancario, quindi a tutti i fondi di pensioni, cosa che ancora, diciamo, in Europa, in Italia, è ancora una forma piuttosto contenuta. Non è che dietro questo disegno, cioè dietro queste manovre, ci sia comunque anche un disegno di cambiare
culturalmente, però sotto un altro punto di vista, anche il sistema di funzionamento della nostra, cioè, non posso dire, appunto, stato sociale. Io è un tema. E quindi in qualche modo anche andrebbe a rifinanziare quel sistema, cioè una certa liquidità, rialimentare quel sistema finanziario che in buona parte anche viene rappresentato dai governi, insomma dal primo ministro, alla fine. Ora io non voglio fare ideologia, però nel senso che abbia un certo, come dire, il suo background, credo che abbia una sua influenza anche in quello, nel suo modo di ragionare, nel suo modo, è uguale, insomma, alla BCE e quant'altro. Quindi non che sia solo per mantenere, cioè, il, come posso dire, la fede al trattato monastico, credo magari ci sia un disegno ulteriore, almeno, o quantomeno vorrei avere la sua opinione. Ma vedi, cosa. Io metto l'ultima considerazione che fai, è una considerazione secondo me molto, molto intelligente, cioè anch'io a volte ci ho pensato, cioè, sicuramente questo sospetto, mettiamolo così, che smantellare una parte almeno dello Stato sociale, per esempio proprio la questione delle pensioni, perché poi è una. Serva, cioè, sicuramente una delle analisi che ha fatto Monti, che ha fatto la Fornero, l'hanno scritto anche in tempi molto precedenti alla loro attività ministeriale, è quello che un po' vi dicevo prima, cioè l'Italia ha un risparmio molto significativo e questo risparmio molto significativo è sostanzialmente dal loro punto di vista congelato. Allora l'idea è, se noi costruiamo un sistema pensionistico alternativo, costringiamo questo sistema, questo risparmio che non è ancora finanziarizzato a finanziarizzarsi. Questo è sicuramente un elemento di riflessione, cioè io penso che loro lo facciano anche in buona fede, cioè loro tendono a dire del loro modello, è coerente, esattamente, è coerente, sono convinto che quello che lui dice in qualche modo abbia un senso anche compiuto, cioè probabilmente nella loro valutazione, io ho letto diverse cose che ha scritto la Fornero, cioè il tema, diciamo così, per cui poi bisogna creare un sistema previdenziale che si regga sui contributi di alcuni interessati e laddove i contributi non siano sufficienti sulla seconda gamba della previdenza, fatta ovviamente attinando risparmio, la seconda gamba della previdenza poi va a finire in borsa perché, o comunque sui mercati finanziari, e infatti è quello che mi preoccupa di più rispetto a quel tema lì, cioè che quello che non capisco di questa gente è che questo non mi torna, cioè o sono veramente dei folli, cioè perché se no io dico prendo, dreno la liquidità che oggi è nel risparmio delle famiglie, quindi una sorta di ultima ancora di salvataggio che fa da cuscinetto sociale, lo butto dentro la previdenza complementare, quindi faccio le pensioni complementari, le metto nel mercato finanziario. Ma se li metto dentro questo mercato finanziario qui, tempo 6 mesi e se li sono mangiati. Quindi, cioè, alla fine. Anch'io, cioè, ho veramente, siamo di fronte veramente a una sorta di carovana di fogli che guida un treno, o altrimenti anche questa votazione. Io la prima cosa, infatti, negli Stati Uniti, dove probabilmente il senso di Obama, che non è certamente un socialista, ma che ragiona, il senso di Obama è quello di dire se dobbiamo drenare, siccome quel sistema si fonda sui fondi 401k, tutte queste robe qua, dobbiamo fare in modo che quella roba lì non sia preda dei bucanieri della finanza, quindi smontiamo tutte le armi che una volta che ci ha rimontato la liquidità se la mangiano, perché altrimenti fra 6 mesi siamo da capo e bisogna ricominciare. L'Italia, quello che mi colpisce di questi signori è per molti versi il fatto che da un lato sicuramente coltivino l'idea della mobilitazione del risparmio che altrimenti è ingessato per buttarlo dentro questa seconda gamba di previdenza che torna anche col parametro dei contributi, però al tempo stesso senza cambiare le regole mi sembra suicida. Io ho l'impressione per certi versi invece, questo lo escluderei, ripeto, è un tema, io quello che mi sembra però che non sottovaluterei è una certa ottusità. Ottusità di classe. Perché, ma l'ottusità nel senso, cioè Monti è un uomo che è cresciuto in Europa, ha una sorta di feticcio, del resto lui stesso si ha costruito la propria fama e il proprio pedigree, diciamo così, o curriculum sulla base del fatto di essere stato un bravo commissario europeo e conosce quell'Europa lì, cioè lui ha giocato le sue partite lì e secondo me tende ad essere
molto schiacciato nella visione che quell'Europa poi alla fine sia l'unica Europa possibile, cioè che alla fine ci sia solo quella e che altre alternative siano troppo faticose, fantasiose, e magari rispetto dell'Europa e un po' di liquidità gestita, poi magari lui sarà anche di quelli che al tavolo europeo per esempio proporrà qualche forma di Tobin Tax, però alla fine secondo me il tratto, l'imprinting di Monti è questa sorta di europeismo di cui lui è figlio e che è ancora quella tradizione. Lui sta facendo i compiti a casa, il problema è come uno che fa i compiti e tutte le volte gliene arriva un altro, cioè non finisce mai di fare questi compiti, l'Italia sta facendo tonnellate di compiti, siamo sfiniti di compiti, non arriva mai la ritirazione, cioè nel senso il dramma di questo governo è secondo me un po' questo, e vedo alcuni segnali che a mio modo di vedere, l'ho provato anche a scrivere sul Tirreno, infatti pensavo che me lo censurassero un po', ma insomma, invece no, cioè la vicenda di Bondi, no, ma perché la vicenda di Bondi, guarda, che non è banale, cioè perché Bondi, torna a dire, cioè questo governo ha sicuramente nelle sue fila il più grande conoscitore della finanza pubblica italiana, perché Piero Giarda è il più grande conoscitore, lui è uno che è cresciuto lì, è 20 anni che è in quelle stanze lì, le ha fatte tutte, quindi conosce a menadito il bilancio dello Stato italiano come nessun altro. Io ho letto centinaia di pagine di Giarda quando ho cominciato a occuparmi di finanza pubblica, ho fatto un corso intensivo per capire come funzionasse la macchina comunale, e Giarda era dappertutto, Giarda, cioè era un testo, è uno che sa veramente tutto. In più c'hanno un altro che è una memoria degli ultimi 10 anni, perché Grilli è l'uomo che ha sostanzialmente tenuto in piedi Tremonti nella contabilità pubblica, l'IMU l'ha creata, quindi cioè c'hanno i due conoscitori migliori, questi qui si affidano, cioè nominano per un anno un commissario straordinario alla solidarietà della fede, lo prendono un soggetto che non sa nulla di contabilità pubblica, che lui veramente lo dice lui stesso, cioè lui è uno che sa come si ristruttura il debito, ma di contabilità pubblica non sa, perché questa cosa qua? Cioè io mi domando perché, probabilmente perché, non lo so, hanno bisogno di uno che abbia ancora più mani libere di loro, perché probabilmente rispetto a una esigenza che è comunque un'esigenza di rispondere a una pur controversa maggioranza, questo qui è uno che alla fine andrà veramente con la cieca a smantellare questo stato sociale, e ci andrà perché loro, nella testa di Monti, bisogna raggiungere il pareggio di bilancio, non ci si arriva con la contabilità pubblica perché ha 1000 meandri, prendiamo un liquidatore in senso stretto, gli diamo le forbici, e questo qui, cioè dire che lui fa 4 miliardi e 2 cioè in 6 mesi, io e 80 miliardi e mezzo, altro che sventrare lo Stato sociale, cioè vuol dire veramente che questo qui va senza neanche sapere, cioè come dire, uno che non è esperto e quindi non guarda in faccia nessuno in Italia. Il problema è che cosa ci rimane, perché anche io quello che trovo straordinario, la spending review si fa con la riforma dello Stato, non che si fa una spending review così, cioè se io devo togliere, se io dico che ci sono 235 miliardi la spesa pubblica dello Stato italiano, rapidamente è 750 miliardi, la spesa corrente, e poi anche lì guardate la relazione, la spesa corrente è 750 miliardi, la spesa di investimenti 55 miliardi, è un paese che non investe più, 75 miliardi, 750 miliardi di spesa corrente, di questa spesa corrente loro dicono che ce ne sono 235 su cui si può agire e 80 nel medio periodo, cioè se non si fa la riforma dello Stato così, ma si può chiamare un commissario straordinario che dice a prescindere da come funzionano gli organi, io tolgo da questa roba qui, lasciando lo Stato com'è, ci tolgo 80 miliardi, cioè è evidente che secondo me l'europeismo, dobbiamo fare i compiti a casa, quindi ci serve quello che ci supplente, che ci dà una mano, diventa, e democraticamente però mi sembra una roba che veramente non sta più in piedi, lo sventramento dello Stato sociale avverrà poi attraverso questi meccanismi che a mio modo di vedere sono assolutamente, assolutamente pericolosi. Io vedo questo eccesso di europeismo e di ottusità nel fare i compiti a casa che diventa un meccanismo che sta smontando pezzo su pezzo, perché abbiamo smontato la riforma del, cioè la riforma delle pensioni ha smontato il sistema pensionistico, ormai è andata a regime, la IMU ha smontato l'ipotesi di riforma fiscale in tempi accettabili, e guardate ora diventa lunga, ma insomma io invece ho una cosa, non sono d'accordo con te, che non abbiano sbagliato, cioè questi hanno sbagliato alcuni conti in maniera clamorosa, e l'IMU è la carta femminile, ma vi dico una cosa, ora se voi leggete il decreto sulle semplificazioni che è uscito ora, che dovrebbe spiegare la manovra Monti, se dice chiaramente che i comuni accerteranno quello che il Ministero dice di accertare, ma dice il decreto che quella sia la cifra vera, non c'è nessuna garanzia, tant'è vero che come contribuenti dobbiamo pagare, il governo ha il tempo per modificare le aliquote dell'IMU fino al 10 di dicembre,
quando il versamento finale è il 17 dicembre. Cioè vuol dire che gli italiani, un barba allo Stato del contribuente, la democrazia fiscale, articolo 53, alla fine non sanno quanto pagheranno di imposta sulla casa fino al 10 dicembre, cioè 7 giorni prima della scadenza finale. Ora, questi non sono gente che ha i numeri, perché se avesse i numeri ce l'avrebbe dati subito, invece non sanno veramente quali sono i numeri, e questo è uno dei problemi che a mio modo questa classe di tecnici sta scortando. Dunque, c'era anche Mauro che voleva fare una domanda, direi, visti i tempi, che è l'ultima domanda, osservazione. Ma solo perché all'inizio abbiamo parlato di questa soluzione statunitense, no? Che ha stampato carta, ammesso e non concesso che si riesca a cambiare l'idea e che già cambiare l'accordo di Maastricht, ma potrebbe essere davvero una soluzione o perlomeno una parte di soluzione dei nostri problemi europei? Secondo me sì. Allora, io penso questo, penso che poi è chiaro, c'è un problema, io sono convinto che c'è un problema di quadro più generale, cioè, perché poi questi sono alcuni elementi, poi c'è un problema di quadro più generale, perché veramente sempre di più si fa fatica a capire il senso di questo sistema. Però detto questo, per esempio, già decidere che la BCE può stampare carta moneta vorrebbe dire togliere dalle spalle degli europei l'obbligo di finanziare ogni aumento di quantità di carta moneta, e sarebbe una cosa, tra l'altro, devo dire, la Federal Reserve ormai lo fa, cioè la Federal Reserve ormai da quando è arrivato Ben Bernanke, ma già con Alan Greenspan, ha sempre cominciato a utilizzare criteri e politiche monetarie non convenzionali. Allora, per quale motivo l'Europa, fino all'81, tra l'altro questa è una vicenda, fino al 1981, tra l'altro è una vicenda questa particolarmente interessante dal punto di vista della storia economica, cioè tra l'altro l'Italia ha fatto un errore lì, secondo me madornale, cioè ha deciso, tra l'altro se voi andate a vedere quando il debito pubblico italiano è cresciuto, quindi è un dato interessante, il debito pubblico italiano è cresciuto, l'Italia è sempre stata un paese indebitato, ma ha avuto un momento in cui il debito è esploso, da qui non ci siamo più ripresi, e quel periodo va dal 1980-81 al 1994. Nel 1980, cito uno studio della Banca d'Italia che è molto bello, nel 1980, se voi prendete come unità di misura l'euro del 2002, il debito pubblico italiano era 142 miliardi ed era inferiore al 60% del PIL, cioè l'Italia aveva un debito paragonabile a quello della Francia e della Germania nel 1980, e si erano già fatte le grandi riforme di struttura, perché si era già fatta la riforma del sistema sanitario con il sistema sanitario nazionale, si era già fatto il passaggio al sistema pensionistico, a ripartizione, cioè dal sistema contributivo al sistema ripartizione, si era già fatta la riforma della scuola, cioè il paese aveva già fatto la spesa. Il rapporto era del 60%, 142 miliardi, prendete l'anno di Maastricht, 92, poi di Maastricht più o meno così anche nel 94, il debito va a 1450 miliardi. Allora la differenza, quell'esplosione lì, è determinata fondamentalmente da tre fattori. Il primo fattore è la globalizzazione, perché da quel momento lì inizia la libera circolazione dei flussi di capitale. Gli Stati Uniti di Reagan decidono che loro finanziano il loro debito pagando il 14% e non più il 4%, e dicendo a tutti i signori che sono in giro per il mondo, chi vuole comprare i titoli di debito pubblico americano, noi gli diamo il 14% e glielo diamo stampando dollari, è lì che nasce l'idea dell'Europa di fare l'euro per andargli contro. Da quel momento in avanti gli italiani che compravano il debito pubblico italiano, lo Stato gli vendeva al 3%, per vendere agli italiani il debito pubblico non gli si dà più il 3%, ma gli si deve dare il 15%, e gli interessi fanno lievitare il debito primario. In secondo luogo comincia a crescere la spesa pubblica in quanto tale, perché sono gli anni della forte crescita della spesa pubblica rispetto alle entrate che rimangono basse. E il terzo elemento decisivo è il fatto che la Banca d'Italia decide all'81 di non comprare più i titoli di debito pubblico che rimanevano invenduti alle aste. Quindi congiunti nello stesso momento, la Banca d'Italia non compra più i titoli di debito, i titoli devono andare tutti sul mercato, andando sul mercato devono scontare la concorrenza degli Stati Uniti, il debito arriva a 1450 miliardi, lì è la fase critica. E rispetto a quella fase lì, io torno a dire, sono convinto, banche con sovranità monetaria che stampano carta moneta, e l'Europa deve essere la banca europea, sono un pezzo del ragionamento. L'altro pezzo del ragionamento è smontare la finanziarizzazione, perché se non si è veramente decisivo questa partita, perché
le regole di Basilea 3, forse qualcuno le conosce, ma che riguardano la patrimonializzazione delle banche, sono costruite, guardate, non dico una cosa, se c'è qualche tecnico mi può smentire, sono costruite, perché le conosco bene, sono costruite per cui se una banca fa un prestito a un imprenditore e questo imprenditore ha un rating più basso di una società finanziaria che fa trading finanziario, la patrimonializzazione della banca peggiora, cioè io ho un imprenditore che fa attività produttiva, questo imprenditore magari ha un rating basso perché non ha i requisiti di patrimonio, ho una società finanziaria che so per certo che fa compravendita di titoli finanziari, quindi è una roba, un turbo mercato, il requisito mi dice se tu hai fatto un prestito alla società che fa turbo finanza, il tuo quartier 1, cioè l'indice di patrimonializzazione è alto, se la fai all'imprenditore che ha un rating più basso, è più basso, cioè noi non possiamo pensare che continuiamo a costruire la roba così e pensare che smontiamo la finanziarizzazione, cioè queste sono regole. Perché poi la partita si gioca, prima di tutto la politica si fa ragionando sulle regole e cambiando queste regole un pezzo del ragionamento si fa, poi ripeto, siamo arrivati a un punto che probabilmente le regole sono un pezzo, però un pezzo della strada si farebbe, è chiaro che se noi anche trasformiamo la BCE in un prestatore di ultima istanza, ma poi i prestatori di ultima istanza servono in un mercato dove la liquidità finisce nella turbofinanza, è perfettamente inutile, il discorso che faceva lui che è giusto, cioè, io posso anche immaginare, posso essere un liberale e dire io penso che bisogna smobilitare il risparmio, io sono contrario, io sarei convinto di non farlo perché ci vuole il welfare di Stato con la riforma fiscale che finanzia, uno mi può dire io sono liberale e voglio fare un'altra cosa, ma facciamo una cosa che stia in piedi, cioè quei soldi che metti nel mercato finanziario, il mercato finanziario non può essere una giungla come oggi, perché se io consento di fare operazioni di vendita allo scoperto, CDS senza titoli, vuol dire che io voglio artificialmente creare la ricchezza attraverso la finanza, quello sì che è un modello, cioè il modello quando Rifkin scriveva alla fine del lavoro non era cosciente di cosa scriveva, perché quando l'hanno preso sul serio, la fine del lavoro vuol dire che la produzione di ricchezza non passa più attraverso il lavoro, ma passa attraverso i meccanismi della produzione finanziaria, e quindi tutto ciò che olia, che alimenta la produzione finanziaria deve essere alimentato, e questo è il dramma vero che secondo me c'è. Cioè, andiamo a Roma, andiamo noi a Roma, a governare il paese. Rapido intervento di Francesco, ha detto che la politica la fanno le regole, la politica la fanno chi ha il potere, sono la finanza, i grossi gruppi industriali, a scambio tutti quanti gli altri, non guardano la faccia, nessuno lo guarda. No, ma io dire, quando uso il termine politica uso il termine aristotelico, cioè come dovrebbe essere teoricamente, è chiaro che quella che è la politica oggi smessa è questa roba qua. Bene, io direi che appunto sono le 23.